faccia. Ma se sono dei fenomeni, come ha detto Ruggio, uno per sé, non fanno nessuna meta, perché la squadra non è composta da una persona, ma è composta da otto persone. Quindi se non siamo una squadra, facciamo due passaggi e arriviamo a meta. Il rugby è uno sport più bello, più intenso, che si vive e dal primo all'ultimo. Poi è uno sport di contatto e non è uno sport classico, commerciale, che si trova in giro. Far meta è difficile perché devi far molto gioco di squadra. Se fai gioco di squadra, la maggior parte delle probabilità è che ce la fai a far meta. Se no, no. Se vai tutto solo, perdi palla. Quello mi ha insegnato a stare molto più calmo e a moderarmi. Mi ha insegnato anche a essere più forte e avere più lo spirito di, quando cadi per terra o sei in un momento brutto, rialzarti e andare avanti. Che il sostegno è un altro giocatore che sta dietro a quello che ha la palla. E se quello sta per essere placcato o è placcato, lui, se è stato placcato, va a fare la rack, una casetta, per proteggere la palla. E, o se non è ancora placcato, è l'aiutante, diciamo, che evita che perdiamo palla. Sono uno di quelli che spiega il gioco agli altri. Non uno che gioca troppo bene, che è il punto fisso, quello che sa sempre cosa fare, ma quello che conosce più o meno la parte teorica. Il placcaggio è come un abbraccio, quindi non so come dire. È uno sport di contatto, ci si fa male, ma si è sempre amici della squadra avversaria. Placcare è questo. Ti piace? Una volta, tipo, al trofeo di Gubbio, mi ero fatto il calcio d'inizio, mi ero abbassato per raccogliere, non si deve fare perché devi sempre guardare chi sta arrivando, non l'ho fatto, è arrivato quello di corsa, capocciato qui. Io ho la testa dura, quindi non mi sono fatto quasi niente. Ma lui si è accasciato a terra e ci sono soccorsi i medici. Il rugby è una cosa molto bella che si fa con gli amici, si fa male, ma è bello, fai la lotta. E ci si fa male, ma non facendo la lotta. Ci si fa male giocando, ma neanche tanto. Bisogna dare il 110% come avete fatto adesso. Chiaro, non ci accontentiamo mai, non è che se adesso siamo andati bene, la prossima possiamo adagiarci sugli allori e giocare tranquilli. Chiaro, altra partita così dobbiamo fare, questa è andata bene, anche la prossima ancora deve andare bene. Chiaro, non ci accontentiamo, ricordatevelo. Ok? Bene tutto, buono.
tallonatore. Devi essere grosso per sfondare gli avversari, per prendere la palla. Non parlo, ma quello che mi piace di più è sfondare. A me piace stare al centro e placcare. Alla flanker. Sto più negli angoli e non sto in mezzo alla mischia. Dipende. Difensore centrale. Fare grillo talpa. E se qualcuno non c'è in rack, tu metti le mani quando uno sta a terra, tu metti le mani sul pallone. Un paradenti? Il paradenti. Se serve a proteggere i denti. Se quando cadi ti puoi spaccare i denti. Mi piace tanto quella che non si dica un parolaccio all'avversario e anche all'arbitro. Perché gli avversari non sono, come dire, nemici. E giochi con loro, non sono contro di te, sono con te. Me l'ha detto la mamma. Bisogna giocare di squadra e non essere egoisti e passare la palla. E queste sono le regole più importanti, poi ci sono altre regole. Adesso non lo so, ma l'anno scorso con Ruggio, quando c'erano le pozzanghere, ci faceva tuffare e quando ci tuffavamo con la faccia nel fango diventavamo tutti neri e il giorno dopo ci avevamo la pelle liscia come quella dei maiali. L'erba cattiva non muore mai. Che se noi continuiamo così con la grinta e non stare così come Heidi, forse riusciamo a essere più forti. Cioè, per esempio, l'erba, magari nel senso cattiva, tra virgolette, è perché al rugby uno può pensare che sia tutto di botte, cattività, allora andato, invece non è così, però andato il senso a questa frase, così, l'erba cattiva, per esempio, hanno preso come riferimento l'erba cattiva non muore mai, cioè noi andiamo sempre avanti e a un ostacolo lo superiamo. Carletto? Mate, basta parlare. Pronti? Via! Aiutalo! Via! Falli guardare, Cocchi, lascia. No? Ok, quindi mi raccomando, mi fate vedere, divertendovi col sorriso in bocca, dei bei passaggi, dei bei placcaggi e cerchiamo di occupare bene lo spazio. Vai, sì! Meta! E fare la matta! Butta la cefaletta! Ah! Placcare farina! Caccia nel sedere! No! Lo so! Placcare bene! Forse ancora più forte! Come un cuorino patata! Mirare nelle gambe però un po' più basso. Ah, controllo che lo faccio. Io! Ok. No! Come si fa un placcare? Quindi? Nicky, sei davanti! Ecco! Oh! Ma Marco, che la mamma! Vai! L'erba cattiva non muore mai! Grazie. È un po' brutto da soli, ma è più bello insieme, ecco.